felicità. Gli amici di Chi Balla e Chi Canta, ben ritrovati al consueto appuntamento con la musica, con le grandi canzoni, le grandi orchestre e soprattutto il vostro affetto che ci dimostrate ogni volta con i vostri messaggi al 327-666-8220. Ma arrivano già i primi saluti, perché noi dobbiamo fare un grande saluto al signor Silvano, Silvano detto il cacciatore di Châtillon. Ma torniamo tra pochissimo con il signor Silvano, perché gli faremo dei saluti molto particolari, perché abbiamo oggi due ospiti molto particolari. Abbiamo la Befana, eccola qui. Ma cosa c'è? Ci stai venendo? Ci stai portando? Una Befana stanca. Vuoi portarti il raffreddore qua su Chi Balla Chi Canta? Ma è un po' vecchietta, è logico che qualche ciacco di stagione ce l'ha la Befana, abbiate pazienza. E la Befana è qui con Monsieur, non so se Monsieur. È giusto, Monsieur Barbera, in arte Luca Merletti. Buonasera Stefano, buonasera Befana, ma complimenti per il naso, ne faccio i complimenti perché il suo è finto, il mio invece è vero, non posso farci nulla. Volevo dire agli amici a casa che ti seguono in tantissimi, vuoi? La ora che a me mi fermano per strada e mi ha detto: se vai da Stefano salutacelo. Tutti quelli di Torino, di tutte quelle zone, mi ha detto salutaci tanto lo Stefano. Allora non sappiamo, regia, un primo piano, grazie. Oggi non so come andrà a finire, perché la vedo molto particolare questa puntata. Befana, ti stai preparando? Ma sì, sono già pronta. Hai qualche curiosità? Devo andare a trovare tanti bei bambini, perché sì, signora, veramente arrivo dal Canavese io, e lei? Signora Befana, vabbè, io arrivo dalla provincia di Cuneo, sono di Fossano, il paese di Paola Barole. Se la ricorda la Barole? Sì, ha fatto adesso anche ballando con le stelle, ha fatto. Io è arrivata 28esima su 12. Pensi che grande traguardo. Le volevo chiedere una cosa: la sua scopa può circolare in questo periodo? Che tipo di scopa? Aspetta, è? Facciamo in regia al primo piano, guarda, scusate. Allora facciamo una prima canzone, perché qua succede di tutto. Ma c'è Pietro Galassi. Che va lungo la strada, e una fontana che dà sulla contrada, si mette in mostra un balcone sfoggiando i bei fiori, dietro nel retro bottega un cuore attende e spera. C'è il paese, fra le mura, le piazze, le chiese, quante storie vanno a spasso sui selciati battuti dal chiasso. È una casa l'osteria dove canta l'allegria, quanta vita che col tempo è volata via. Ribolle il mosto che dà alla cantina, l'odore acre che fa la fogarina, mentre il profumo del pane corteggia la fame, dietro nel retro bottega un cuore ancora spera. Battuti dal chiasso, è una casa l'osteria dove canta l'allegria, quanta vita che col tempo è volata via. Lai la 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 la
curiosità, siediti, ascolta. Non è una fiaba però, bene, allora sta accadendo di tutto in questo studio, perché abbiamo la Befana che è venuta a trovarci e Monsieur Barbera. Ma non ce la fai, Stefano, no, non sei capace, no. devi cercare di mettere praticamente la bocca, la devi mettere un pochettino a culetto di gallina, si dice dalle mie parti, devi essere così, Monsieur. Dillo un po' bene, Monsieur Barbera. Befana, me lo presenti te? Ma come si fa? Befana, presentami tu, dai, gioia. Monsieur, sì. A lei, Monsieur. Sì? Merlietti. Sì. Non so che bisogna rimandarla un attimino, no. A partire dalla prima elementare, no. Perché ha fatto qualche cosa. Ma cosa hai scritto? Ma tu non leggere quello, no, che ragazzi, scritto qua. Ma succede di tutto oggi. Allora facciamo una cosa, state buoni. Facciamo una cosa. Allora dobbiamo salutare, sì. Abbiamo una dedica molto speciale. Bella. Che dobbiamo salutare il signor Silvano di Châtillon, che è detto anche il cacciatore. Ciao. Allora saluta. Ciao cacciatore. Cacciatore Silvano, salutamelo. Ciao Silvano. Mi raccomando, non ho mazzetto per bestioline, eh. No, no. Bagno. Sì, Silvano, devo dire che è bravo. Ma Silvano è un cacciatore d'anime pure. Silvano va in girone a cercare quelle signore brave, gentili, che aiutano durante il periodo dell'Epifania la Befana a caricare il carbone dentro il sacco, e quindi cosa succede? Che caccia fuori questo carbone e lo porta ai bimbi cattivi. Quella roba lì. Andiamo già subito con altri messaggi che arrivano al 327-666-8220. Dobbiamo salutare la signora Pinuccia. Ciao Pinuccia, sei sempre gentile. Saluta la Pinuccia. Ciao Pinuccia. E poi mi hai detto, Befana, che dovevi portare dei saluti speciali per... A chi? A una signora tanto carina. Attenta al microfono, ok, prego. Tanto carina, che si chiama Rosy. Ed è la mamma del nostro caro amico Daniele. Ok, allora da Mauro, abbiamo una dedica da Mauro, ce la vuoi leggere tu? Ma guarda, ma ben volentieri, ma che bello, aspetta perché c'ho problemi di vista lì, ce ne ho tante passa. Allora, da Mauro, una canzone, gentilmente, se potete mandare una canzone d'amore alla mia moglie Silvana, che ci volevo dire che l'amo tantissimo e che è la vita mia, grazie di esistere. Tesoro, ma che belle queste dediche, bravi. Wow, grazie di esistere, ti amo, ma che romantico il signor Mauro, che so che mi ha raggiunto anche direttamente sul mio profilo Facebook, e io sono molto contento di mandare questa dedica. Ma siamo sotto casa. No, beh, arrivano anche le dediche sotto casa, ma dobbiamo, 100.000 oggi messaggi e richieste, scusate, intanto andiamo con La vita è qua giù, e poi di Daniela Cavalla, poi ritorniamo con i messaggi e le vostre richieste. Buongiorno a Martina, che domani si sposa, mentre fa colazione ripassa le frasi da leggere in chiesa. Buongiorno a Pasquale, che ha perso il lavoro, ci scherza e ci ride, però a 50 anni non è cosa da c'è vita, si va.
vita si va. Ebbene, rieccoci qua dopo queste grandi melodie. Qua oggi succede un po' di tutto perché è arrivata la Befana e c'è il nostro monsieur. Sì, 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 va bene, dai, va bene, grazie anche a te, va bene, dai, dai, va bene, grazie. Sei, guarda, sei sempre una donna straordinaria. Ti, guarda, sono in diretta adesso, mi vedi? Ciao Pierina, ti saluto, questa è la Pierina di Michelino, la salutiamo, ciao Pierina, ma non mi devi chiamare in diretta, testina, ciao, 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 ciao. Befana. Ha fatto il numero, no? Ha visto lì il numero lì che fa una certa impressione, lì 327-666-3220 e porca miseria, qua i telefoni oggi bollono. Allora, abbiamo salutato la nostra Befana, hai salutato il cacciatore Silvano di Châtillon, l'hai salutato? L'ha fatto. Ciao cacciatore! Okay, ma l'hai già salutato, vero? Sì, sì, ok. Sì, sì, poi sì, dobbiamo salutare Mauro che ha dedicato questa bellissima canzone alla sua compagna Salvina. Salvina. No, Salvini, è a Salvina, mi raccomando, lei è a Salvina. E poi è arrivata una richiesta da Brusson. Ci richiedono una canzone di Gianni Morandi, La fisarmonica. La nostra Befana, cosa c'hai? La Befana è un po' vecchietta, te l'ho già detto. Senta Befana, solo una cosa prima di andare in musica. Ma la sua scopa è Euro 0, 1, 2, 3, 4 o è 5D? La mia è supersonica. La sua è supersonica. Ascolti Befana, deve fare per favore una dedica quando... Niente, giuro che oggi... non fare. C'è problema Befana. Ho il tampone in diretta per gentilezza perché la signora non so se arriva alla ma stai tranquilla. Allora la nostra Befana mi sa che sta rinunciando al suo ruolo. Al suo ruolo. Ogni volta che tossisce a me praticamente mi viene uno scioppone, guarda, no, no, veramente. Ma... No, allora, Befana, stai tranquillo, allora... l'ho fatto il tampone, okay, io sì, sì, mi tampono sempre. Qua, sì. Tutti tamponati per venire qua. Allora, certo, riuscite per allora, le canzone. Regia, primo canzone, andiamo con la canzone, va. Sono cose importanti da dire, ti prego ascoltami e ferma quel tempo. Grazie per quello che hai fatto a me. Tu hai faticato sacrifici e sudori, hai pianto lacrime, non lo meritavi. Ed ora io vorrei ringraziarti così. Sei sempre tu a farmi crescere, a farmi studiare, sei sempre tu, l'unico amore che porto nel cuore, sei sempre tu, tu mi hai riempito di ogni attenzione, sei sempre tu. Chiedi Ale cosa hai nella testa, niente sai, io penso sempre, io sì. Adesso andiamo a farci un bel giro e sorridiamo alla vita davvero. Sorridi, 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 non smettere mai. Sei sempre tu che hai perdonato quel piccolo errore, sei sempre tu, tu che hai capito di me l'essenziale, sei sempre tu, io ti ringrazio con questa canzone, mamma. We'll be right back.
capire, sei sempre tu. Io ti ringrazio con questa canzone, mamma. Io ti ringrazio così, io ti ringrazio così, io ti ringrazio così, io ti ringrazio così. Questa canzone è per te. Ti voglio bene. Ma bellissima questa canzone, il nostro monsieur qui. Allora, facciamo anche un applauso dallo studio, dai, a queste canzoni bellissime. Le sapevi, le sai tutte, le sai. Le so tutte. Allora, eravamo rimasti ai saluti. Allora, sì. C'era da Brusson, perché tu eri presa da un attacco di tosse incredibile. Ma Brusson? È una malattia? No, dai. Non sono di questi posti qua. Cos'è Brusson? Un bellissimo paese della Valle d'Aosta. La nostra Befana è passata a Brusson? Sì. Devo andarci ancora. Scusa, come si chiamano gli abitanti di Brusson? Bruscolini, credo. Bruscolini? No, salutiamo, no, Bruscolini. No, ma no. Non lo so. Allora, sono anziana, mica posso sapere. Saranno bruscianesi. Scusateci. Dai, no, dillo tu, Stefano, che lo sai. Mi disassocio da quello che stanno dicendo. Mi disassocio da voi. Che termini io. Ci chiedi delle cose che... Stefano caro, bisognerà che tu ti informi prima, perché sennò... Allora, Ada, in arte Befana oggi, diciamola così. Allora, che canzone vuoi? Quello della diretta. Mi vuole far cantare una canzone, va bene. Sì. Allora, arriva una canzone, una richiesta da Brusson. Ah. E il signor, aspetta, chi è che ce la chiede? Non lo so, una canzone di Gianni Morandi da Brusson. È la nipote che la vuole dedicare al suo nonno. La fisarmonica di Gianni Morandi. Oh, vai. Ma cantata da me sarà una meraviglia. No, guarda. Brava, t'ho sentito prima. Vai, ti posso presentare? No. Bravissimo. Aspetta. Camera. Allora, porca miseria, Befana, ma sei una roba incredibile. Di Balduzzi, Santuzzi e Perluzzi dirige l'orchestra il maestro Peppe Vescicchio, canta la Befana. La fisarmonica stasera suona per me. Ecco, la fisarmonica le batterie un po' scariche, sta fisarmonica. Allora, regia, è possibile venire qua con un primo? È molto difficile questa puntata perché ci sono attacchi di tosse. Abbiamo fatto il tappone a tutti, però non lo so. La Befana da un camino all'altro, mi sa che ha preso. Ma noi facciamo il buio ascolti, io te lo dico. Allora. Perché fa un caldo buio. Allora, dobbiamo salutare Stefano, ciao Stefano, poi il signor Ugo che ci ha chiesto una canzone di Castellina Pasi, il signor Ugo da Montjovet, abbiamo? Zingaro ci ha scritto, perché l'ho scritto io, hai visto che bella calligrafia? Zingaro, la conosci Zingaro? No. Allora, poi dobbiamo salutare la signora Linda e Attilia di Saint Vincent. No, cosa c'hai, Befana? Cosa c'hai? Dimmi. Mi mugola la Befana. Sì. Come mai mugugna? Sì. Oggi è... Lavorando. Facciamo una cosa, andiamo con la dedica al signor Ugo. Sì. Ah, certo. Caro Ugo, ti dedicheremo questa bellissima canzone... Ascoltala bene, ma sicuramente tu la conosci molto bene. Zingaro. 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 Thank you.
Questo bellissimo brano Zingaro, interpretato da questo bravissimo fisarmonicista che abbiamo appunto estrapolato dai nostri social. Bravo. Ma noi dobbiamo dedicare questa canzone al signor Ugo Damon. Dobbiamo dedicare Ugo Damon Jovet. Ciao De. Ah, ok, la Befana pronuncia Mongiovè. Come pronunci? Mongiovè. Era un po' canavesano, ma fa lo stesso. Ma la Befana non è della Val d'Aosta. Che questa non che questa, la Befana è del canavese. Sì. dimmi cosa. No, io mi stavo guardando con ammirazione perché sto cercando di imparare le tavanade che state praticamente dicendo, perché siete bravi, non è questo, cioè voglio dire. Allora, abbiamo prima salutato tutti gli abitanti di Brusson che abbiamo scoperto. Adesso avranno un freddo, guarda che li abbiamo scoperti tutti, guarda, te lo dico più niente. Che si chiamano brussanesi. E anche in un altro modo. Non sa la pronuncia il nostro messia qui. Senti, volevo leggerti una cosa perché mi è arrivata sempre dai social. 327-666-8220, dimmi. Ci trovo proprio quella roba lì. Tra amici, Carlo, hai deciso la data del matrimonio? E Carlo risponde: l'otto. Ah, quindi l'otto di che mese? No, l'otto per non sposarmi, che è una roba ben diversa. Non so se l'hai capita, vabbè, sì, bravo. Spiego, va. Befana, ma momento. Tu sei sposata? Una volta. E adesso? Separata? Signorina. Signorina. Okay, mi chiamano signorina. Hai portato tanto carbone quest'anno? E quest'anno c'ho proprio, guarda, una carretta di carbone. Ok. Proprio ne ho per tutti. Sei pronta, quindi... Ne ho per tutti. Sei pronta per andare in... Solo ai bambini porterò qualcosa di buono, perché i bambini devono essere buoni, bravi, la Befana gli vuole bene e le porterà tanti bei cioccolatini, così diventano belli cicciottelli. Ok, perché ti piacciono belli cicciottelli a te. Ma sì, allora, va bene. Befana, ma tu... Sai che è appena uscito da qualche giorno, noi l'abbiamo già mandata ieri in onda, una canzone di Pietro Galassi e Marco Zeta, lo sai qua? Conosco Marco Zeta, carino. Posso
chiamare a casa, c'ho l'aiutino. Non la sapete, non l'avete sentita? No. Le 11 ore. Cosa? Io l'ho già sentita. No. Le 11 ore. Eh beh, la canti te, io ormai ho già cantato prima. Regia, 11 ore, grazie. No, non me la ricordo. 11 ore, le 11 ore sono già suonate. Si avvicina la mezzanotte. Addio bionda, addio bionda, felice notte. Ce ne andiamo a riposar. Sono già suonate, si avvicina la mezzanotte, addio bionda, felice notte, ce ne andiamo a riposar. Ed il mio cuore me lo diceva di non amar, di non amarla. Senza di te quante ce n'è ancor più belle. Ed il mio cuore me lo diceva di non amar, di non amarla. Senza di te quante ce n'è ancor più belle. Lei dormiva, lei dormiva tra le mie braccia, e ogni tanto si risvegliava. Le sue pene mi raccontava, poi ritornava riposar. Ed il mio cuore me lo diceva di non amar, di non amarla. Senza di te quante ce n'è ancor più belle. Ed il mio cuore me lo diceva di non amar, di non amarla. Senza di te quante ce n'è ancor più belle. Ed il mio cuore me lo diceva di non amar, di non amar. Ritornati nuovamente in diretta qua in studio insieme a Stefano e alla Befana. A proposito della Befana, cara Befanina,
mi stanno arrivando qua delle cose incredibili da tutti gli amici che ci stanno guardando in questo momento e che digitano quel numero tremendo che è 327-666-8220, in cui mi scrivono se tu sai qual è il colmo per una fabbrica di carta igienica. Non la sai? Oh, cribbio. Te la dico io? Ce l'avevo proprio sulla punta del naso. E immaginavo comunque andare a rotoli. Non so se mi spiego. Che era semplicissima. E poi c'è un'altra che ti chiedo. Il fungo dice alla funga: ciao, facciamo l'amore. E la funga, guardando il fungo, gli risponde: sì, però sei un porcino. L'hai capita questa? Vabbè, va la sua perda che le dei. La Befana oggi è concentrata proprio per partire. No, guarda, scusate, primo piano, grazie. Io non lo so se domani sarò qua nuovamente, perché mi sa che mi ammalo prima del tempo. Sono tamponata. Già, cosa stai facendo, Befana? Non lo so. Scusami, Stefano, sono tamponata. Mi hanno tamponato proprio lì sulla via qui in circonvallazione. Ok, quindi siamo a posto. Allora, facciamo una cosa: è possibile ricordare gli appuntamenti, regia? Li ricordiamo adesso. Da lunedì al venerdì vi aspettiamo con la più bella musica popolare di sempre per il Piemonte, il canale 83 Video Nord. Invece per la Valle d'Aosta è Rete 7, canale 13 del vostro digitale terrestre. In Piemonte potete trovarci su Video Nord 83 alle ore 14 e alle ore 19. Valle d'Aosta invece ci potete trovare alle ore 14:30, alle 19, alle 21, ecco qua, con la più bella musica popolare di sempre, le più grandi canzoni. E cambiamo appuntamento perché vi voglio ricordare che da domenica 15 gennaio ritorna lo show dei talenti Summer 7 Show, quindi non mancate tutte le domeniche alle ore 21 qui in diretta, 2 ore di talenti incredibili. Ci sarai anche tu, Befana? Vuoi passare? Certo. Ok, monsieur? Ma guarda, va ben volentieri. Bene, allora dobbiamo scoprire delle dei talenti, le scopriamo. Allora, regia, primo piano, grazie. Andiamo con la musica, protagonista di questo spazio, Nicolò, con una bellissima suonata della fisarmonica. Come te la cavi con la fisarmonica? Ti piace? Molto. Andiamo. Thank you.
la Befana è qui, allora, oggi per me è molto difficile tenere la Befana, il monsieur che si sta facendo le monsieur suoi da tutto il tempo. Ma non è vero, io sono qua per cercare di tenere un po' sul il molare qua della gente, ma perché poi la gente scrive, se tu dai i numeri, e tu li dai bene i numeri, certo. Come li dai te, Stefano, quella. E la gente scrive, manda delle cose, cioè mandano cose anche abbastanza toccanti. Del tipo è mancata l'affetto dei suoi cari Maria Teresa di anni 46, ne danno l'annuncio il marito felice, per dire, capisci? Oppure ne arrivano altri, ne arrivano altri, perché poi è sempre così. Psicopatico assassino cerca ragazza per relazione breve, cioè, capisci, robe del genere. Che uno deve farsene una. L'hai capita ragione, questa? Sì. L'hai capita? Oppure non lo so. Non riesco avere a che fare con i bambini. Oppure inchiostro simpatico cerca penna disponibile. Cioè, non so se capisci, no? Le attinenze. Capisco. Bravo. Preferisco avere a che fare con i bambini, allora io. Allora. Ce n'è qualcun'altra a leggere? E la vedo dura, te le dico dopo perché okay. Ce ne sono 428. Va bene, allora andiamo regia a ricordare un appuntamento molto importante qui in Valle d'Aosta. Parliamo della festa patronale ad Arvie, quindi vi aspettiamo tutti, mi raccomando, per questa giornata all'insegna della musica e del divertimento. Non mancate sabato 14 gennaio dalle ore 19 in poi, la serata danzante. Ci sarà la discoteca, ci sarà un po' di tutto, ci sarà il liscio, le grandi canzoni. Verrai il 14 ad Arvie? Come no? Sì, vieni con la scopa? Sì, vengo con la scopa. Ok, sì. Andiamo con Marco Dazzi, La stessa mela. Sera di luna piena come tanti anni fa, a lume di candela, nient'altro tutto là. Tempori avvolte in fretta, l'amore oltre il cortile, la festa e il campanile sul bianco e nero del nostro sì. Abbiamo ballato tutta la vita su fili d'erba e spine di rose, lingue cattive, canto gentile, finestre chiuse, riaperte al sole. Abbiamo ballato tutta la vita lo stesso passo che ci appartiene, metà rubata, metà proibita, la stessa mela insieme. Sera di luce chiara, nave di nuvola, sembra zucchero a vela su un po' di eternità. Calici contro il cielo, brindiamo alla fortuna, fiore di primavera dall'altalena non scendo più. Abbiamo ballato tutta la vita su grano d'oro e paglia d'argento, noi contro vento, contro salita, foglie matita, storia infinita. Abbiamo ballato e ballato ancora su tacchi a spillo, su carta straccia, metà baciata, metà proibita, la stessa mela insieme. Giro di valzer lento, nessun rimpianto, nessuna cosa che non rifarei con te. E adesso che il tempo è al suo giro di boa e sotto il cappello capelli di neve,
sopra le spalle quel po' di follia, cosa vuoi che sia? La 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 la, metà mangiata, metà proibita, ho amato e amata la stessa vita. Abbiamo ballato e balliamo ancora lo stesso passo che ci appartiene, metà rubata, metà proibita, tutta la mela insieme, la stessa mela insieme. E sopra le spalle quel po' di follia, cosa vuoi che sia? Bene, rieccoci qui. Mi sa che il tempo è scaduto, cara Befana. Tu devi andare a consegnare i tuoi dolcetti casa per casa. Ritorni domani qui, fai un salto. E tanto con la scopa ci raggiungi facilmente. Vedremo, vedremo. Diciamo vedremo, che... vedremo. Ho tante consegne da dovevi fare. Dovevi già venire ieri, ma poi ci hai dato buca. E monsieur ha dovuto rimandare i suoi impegni. Vengo a trovarvi di nuovo, vi faccio questa sorpresa. Allora, tu vai con la Befana, gli fai da maggiordomo alla Befana. Ma oggi? Non lo so, qualcosa facciamo, abbiamo provato. E poi così ritornate assieme. Abbiamo provato a baciarci prima sulla bocca, ma col naso non ce la facevamo perché non ci arrivavamo tutte e due, praticamente. È stata una cosa, guarda, incredibile. Meno male. Visto che manca veramente poco, te ne dico ancora uno. Una. Giovane signore con tic. Cerca giovane signora con TAC per aprire insieme un'orologeria. Quindi se siete all'ascolto e volete, noi vi diamo una mano. Va bene, d'accordo. Allora andiamo con i saluti. Risalutiamo velocemente tutti. Andiamo con Stefano da Silvano. Pinuccia, poi ci abbiamo Mauro, poi ci abbiamo da Brasson. Da Brusson, abbiamo Rosa, Rosi, Stefano. Ugo, Pepino, Esterina, Linda e Attilia di Saint Vincent, Pierre, e poi da Saint Pierre, Margherita, Francesca. Poi è arrivata una canzone, richiesta. Volevano una canzone dei Modà, non ce la facciamo. La sai dei Modà? Una, dai, veloce, per Saint Pierre, per gli amici di Saint Pierre, ci hanno richiesto una canzone dei Modà. Befana. Sai perché mi viene in mente? Tappeto di fragole. Sì. Bella. Mi sa che è scivolata sul tappeto di fragole la Befana. No, allora amici, dobbiamo salutarci, ci vediamo domani con la più bella musica popolare di sempre, non mancate allo stesso orario con Chi balla e chi canta, non so se ci sarà la Befana, non lo so. Ciao a tutti. Ciao. La felicità, la giovinezza gli